Buonasera a tutti signori, bentrovati. Eccoci qua oggi con un altro preview di trading con la strategia Revolution. Allora, eccoci. Stavo guardando un po' i grafici, partendo tutto dalla dashboard, e notavo che la cosa interessante si sta sviluppando su euro yen. Ho aperto tutto e infatti posso dire proprio di sì, che euro yen è molto interessante. E sarebbe da entrarci. Io devo attendere naturalmente il momento adeguato, che non è proprio ora, ma io mi preparo già qui con $100, 15 minuti, come sempre, secondo la mia strategia Revolution. Aspetto che arrivi un momento che a me piace, debba essere perfetto, voglio la perfezione in tutto, proprio. Vediamola. Mi sono mancato con le dirette, di dire la verità, ma le faremo presto di nuovo. Oggi questa settimana vi metto il video perché sono impegnato. Allora, io direi che qui tra un po' ci divertiamo. Ok, divertiamoci ora, vai. Ancora, ok, euro yen $100, ok, ci siamo. Benissimo, siamo su euro yen. Come vedete stiamo aspettando una bella discesa che comunque già è nell'aria, insomma, negli ultimi minuti. No, perché S Bitcoin qui? Ah no, ma signori, ho sbagliato a entrare, sono entrato su SB Coin, SB Coin sarebbe il grafico del broker, che è un grafico puro, che è puro gambling, ragazzi, mi raccomando, non entrateci mai, perché non ha senso. A proposito, mi sono state fatte diverse domande e segnalazioni sulle opzioni a 5 secondi che sono state introdotte da Pocket Option. Che ne pensi, che non ne pensi? Allora, la mia risposta è: ma che ne devo pensare, dato che sul broker che io utilizzo non ci sono, vedete, si ferma ad un minuto, quindi, ed è una cosa che io consiglio un po' a tutti, cioè se voi non ci tradate con Pocket Option, che vi mette i 5 secondi, i 3 secondi o i 0 secondi, a voi non vi deve interessare, cioè limitatevi e concentratevi su quello che fate, ok? Poi, questo, me l'hanno chiesto anche dei ragazzi americani, cioè internazionali, che mi seguono, me l'hanno chiesto in parecchi questa cosa qui, ok? E allora io, quello che posso dire è puro gambling, punto, non c'è altra spiegazione, è gambling puro, soprattutto, come ho sempre detto, se andiamo a parlare ad un pubblico che non ha alcuna tipologia di esperienza o di profittabilità con le opzioni binarie, non mi può venire a parlare di 15, 20 o 30 secondi, al limite un minuto, ok? Quindi è puro gambling, questa è la mia opinione su cosa ne penso io. Poi se qualcuno di voi la pensa diversamente, lo venga a spiegare nella prossima diretta, mi darò la parola e sarò libero, sarò pronto ad ascoltarvi e a dire la mia in maniera molto pacifica ed educata, perché signori, già 30 secondi è gambling, ok? Ecco perché a me piace Stars Binary, perché non le mette queste puttanate, ma sapete perché? Perché è già un gioco impari, cioè già voi, e dico voi, mi rivolgo a voi che non conoscete strategie e non siete esperti in binari, quando vi sedete al computer e investite con i broker, già partite da svantaggiatissimi, quindi il broker non c'è bisogno che vi accalappiano queste cavolate,
già sta vincendo quando vi sedete senza alcuna esperienza, senza alcuna cognizione di causa. Poi, se il broker deve mettervi queste piccole trappole per farvi cadere ancora meglio, è veramente banale. Va bene, questo broker non lo fa. Se qualcuno di voi dovesse avere delle cattive esperienze, dovesse perdere con Sarbagliari, certamente sarà per colpa o demerito suo e non perché il broker mi ha messo i 5, perché ho fatto i 30, perché ho gamblato qua, come là. Chiaro? Quindi, a chi mi ha fatto questa domanda, ma vale per tutti, concentratevi sulle cose serie, ok? E smettete di andare dietro alle illusioni e alle cose facili, perché poi là è super facile, in 5 secondi, tatta, una botta, già sei di che morto e muori, già sai se vai bene o vai male, e puoi liquidare in qualche minuto tutto il tuo patrimonio, tutto il tuo conto, se va bene, o addirittura potresti farti prendere, eccetera, eccetera. Quindi non mi venite a dire cosa ne penso, perché sapete bene la mia risposta: è puro gambling. Basta, non ho altro da aggiungere. Avete, se poi so, magari qualcuno mi può dire, io, c'è chi fa la scommessa la domenica, la cosiddetta bolletta, c'è chi gioca alla roulette, c'è chi gioca alle macchinette, c'è chi magari a qualcuno di voi può piacere il gambling con le opzioni binarie. Perché no? Ma che lo si sappia, cioè quando vado a giocare alla roulette o in una macchinetta, famosa macchinetta mangiasoldi, già credo, so o dovrei sapere qual è il mio destino una volta su 100, cioè 99 su 100. Poi potrebbe capitare quella volta su 100 che sono fortunato, che va bene, quindi che oggi mi metto a stare tutto il pomeriggio a tradare con i 5 secondi e ne esco vincitore. Può succedere, qualcuno succede, perché no? Però sapete un po' che gli odds, quindi le probabilità, sono completamente a vostro sfavore. Se lo sapete, lo accettate, siete adulti, per me va bene. Il problema è quando voi non lo sapete e pensate, ecco, poi sulla parola pensare si può fare tutta una filosofia, sulla parola pensare è il problema. Definire quello che voi fate, pensare, quello che molti di voi fanno pensare, è tanto, però non fa niente. Io vi dovevo, come dire, avvisare di questa mia opinione, che spero possa trovare terreno fertile in qualcuno di voi e darvi, come dire, una sorta di motivazione per evitare di fare errori stupidi che, a dire il vero, io avrei pagato oro quando ho iniziato per avere una persona, per trovare una persona su YouTube come me che dicesse le cose appunto reali. Eccola qua, mi ha fatto una bella schizzata all'insù e va bene così, ma noi siamo tranquilli, andiamo a vedere il grafico che sta succedendo. E là, nessun problema, nessun problema. Godremo comunque. Benissimo, benissimo, benissimo. Ah, ovviamente, ricordo, chiunque di voi voglia iniziare a far parte dei miei gruppi, dei miei corsi e quant'altro, delle mie piattaforme, questo è il listino prezzi, prezziario, come lo chiamate. Allora, strategia Revolution, solo PDF euro 200, la vincita di 6 secondi euro 100 con video 150, qui è scritto sbagliato. Il corso di trading completo euro 600 e comprende i punti 1, 2 e 3 più 13 video lezioni più partecipazione al gruppo corsisti con webinar mensili. Ok, la Revolution Dashboard, questo bellissimo gioiello euro 100 abbonamento annuale. Quindi vi ho fatto una rapida excursus che è d'obbligo.
poi chi si vuole iscrivere a Star Binary o a Pocket o a qualsiasi altro broker trova tutto in descrizione sotto i miei video. Fatelo dal mio link, posso darvi una mano in caso di qualche situazione. Molti di voi lo hanno fatto e grazie a Dio hanno trovato in me aiuto e un appoggio in caso di qualcosa. Ma devo dire, e sono contento perché vuol dire che stanno migliorando i broker in generale con il servizio clienti, che sono mesi che non, veramente non vengo interpellato mai per nulla, per cose che magari prima capitava sempre. Qualcuno di voi che aveva un problema, chi con la carta, chi col deposito, chi col prelievo, chi con quello, chi la. Adesso devo dire di no, sia vale per tutti i broker questo, quindi sono contento perché probabilmente hanno incrementato il loro customer service, quindi sono contento di questo, mi fa molto molto piacere. Eccola qui, eccola qui, sta scendendo come vi ho detto. Molto bene, non sono preoccupato per niente. Quindi, come vi stavo dicendo, siamo in una nuova frontiera dei broker, ma comunque. Quello che volevo dirvi è smettetela di andare dietro alle cose che sembrano facili, ma facili non sono. Nulla si sostituisce all'impegno, allo studio e alla difficoltà di essere profittevoli, di essere bravi, di aver successo in questo settore. Nulla, credetemi, da uno che sono anni che è sul pezzo. E il lavoro quotidiano non lo dà nulla in maniera semplice. Ma soprattutto non è comunque nulla di irraggiungibile. Questo voglio che vi entri bene in testa. Tutti voi potete farcela. Perché a volte sento molti di voi che ne parlano del riuscirci, del successo in questo settore come fosse qualcosa di inarrivabile. Di ultraterreno quasi, oh, ma vabbè, ma quello, no. Signori, tutte le persone che sanno far bene qualcosa sono persone come voi, possono fare le stesse cose come le fate voi, punto. Semplicemente hanno un impegno che magari è quotidiano, ci hanno messo tutto, hanno lavorato duro. Penso che sono tutte cose che potete farle anche voi. Questa qui ci vuole dare un po' di problemi e va bene, noi siamo pronti comunque a soffrire fino alla fine. Diciamo che è un qualcosa che capita, però è un qualcosa che mi capita un 6-7% dell'operazione di finirla così alla fine godendo tutto il cardiopalma. Però capita, dobbiamo essere pronti. Cosa è successo praticamente? Abbiamo un po' di disturbo da parte di una notizia o di alcuni movimenti sullo yen che si sono perpetuati nella giornata di oggi. Ovvero, ora il tempo che è passato è comunque adeguato per poter, insomma, tornare ad una pseudo normalità, però
vedo che a livello di volatilità sta ancora disturbando a questo punto non poco il nostro, lo svolgimento nella nostra, nel nostro trend. Però questo non dobbiamo pensare male, soprattutto perché tutti i dati e tutti i nostri indicatori, quello che noi guardiamo e giudichiamo, erano settati alla perfezione, sinceramente, per cui non abbiamo alcuna ragione di facciarci la testa prima che non succeda. Certo, questo che vi fa capire che comunque in presenza di notizie o quant'altro, anche se è passato del tempo che teoricamente sia del tempo che ci fa star tranquilli, vedete che a volte gli strascichi ci sono anche oltre quel tempo là. Questo fa parte di ciò che è imponderabile, non possiamo evitare le notizie che poi sono l'anima del trading, sono l'anima della borsa, cioè il fatto che una notizia vada ad influenzare il mercato, cioè è l'anima della situazione, non possiamo evitare che questo accada. E ci succedono operazioni come questa che vanno nella nostra direzione, ma in maniera lenta, in maniera poco presente, in maniera poco, diciamo, delineata. E capita. L'importante però è che noi ci muoviamo sempre nei tempi e nei modi giusti. Fatto questo, siamo al riparo da tutto. Esempio, ora vedete, sta partendo. Ok, vabbè, quella con S Bitcoin l'abbiamo persa, quella di prima, avete visto? Quella che avevo sbagliato. E vabbè. Povero me, insomma. Vabbè. Quando non si è concentrati, vedete che succede? Ti fregano. Subito. Invece questa qui, che abbiamo fatto in maniera sacrosanta, sembra andar bene, come avete visto. Queste ultime quattro candele rosse dovrebbero averci consegnato l'operazione, non senza qualche tribolazione, ma non la chiamo tribolazione, vedete, semplicemente è l'onda lunga di quella situazione che vi ho spiegato su ieri. Però vedete, alla fine si entra a 15 minuti, c'è una ratio. Infatti molti di voi, ecco qua, l'operazione è presa. Molti di voi le perdono le operazioni perché? Perché vanno messo 15 minuti. Guardate qua come sta scendendo. C'è gente che a me ha detto personalmente: no, fai Gio, metto 10 perché poi mi scoccio a smettere di 15, voglio più veloce. E no, vedete? Se cambiate a vostro gusto e piacimento, succede come oggi, la perdete, a 15 la prendete, a 20 pure questa qui. Chiaro? Molto molto semplice. Vedete? Sta disturbando ancora lo yen, ma non fa niente. L'importante è che l'abbiamo ora sfruttando questo movimento qua. Bella operazione questa qua. Molto bene, molto bene. Probabilmente si potrà rientrare tra un po'. Vedremo, vedremo. Signori, un grandissimo abbraccio. Ci vediamo la settimana prossima con un altro video di trading o con la diretta, vediamo cosa riusciamo a combinare. Nel frattempo seguitemi, mettetemi piace al video. Commentate se avete cose, mandate messaggi, quello che volete, sono a vostra disposizione 24 ore al giorno. Un abbraccio, ciao!